Una domanda che mi è stata rivolta in modo molto preciso è stata: può un combattente di MMA vincere un maestro di Krav Maga? In verità, se volessi dare una risposta, potrei dire chiunque può vincere un maestro di Krav Maga e chiunque può vincere un combattente di MMA. Dipende dal contesto. Il contesto è quello che detta la soluzione al problema. Infatti, se parliamo di un combattimento nella gabbia, sicuramente una persona che è preparata solo nel Krav Maga ha pochissime speranze, probabilmente quasi nessuna, contro un combattente preparato specificatamente per quel tipo di combattimento. Se invece parliamo di un contesto di difesa personale, una persona ben preparata farà di tutto per non finire in un contesto di combattimento e una volta in un contesto di combattimento farà di tutto per tirarsene fuori. Quindi il concetto di vittoria è qualcosa che forse non attiene nemmeno a quel campo. Per cui la domanda ha un senso molto molto relativo. Si potrebbe rispondere che se parliamo di sport sicuramente vince chi è preparato per quello sport, se parliamo di realtà sicuramente vince chi riesce a portare a casa la pelle.